Ah, non ci credo, alla fine è arrivato! Ebbene sì, inizia il Cell Day. Tutti i migliori combattenti di Dragon Ball Super X Fortnite combatteranno per la vittoria. Non so se essere più eccitato o spaventato. A proposito, Tell... Cell. Sì, scusa, mi sono confuso. Ma come pensi di fare? In che senso? Beh, non puoi fare i classici commentimenti come sei abituato qui. Tranquillo, ho già pensato a tutto. Ah, sono tutto orecchi. Sfideranno tutti me. Ah, wow! No, aspetta, ma come? Facile, ora giocherò io e poi tutti dovranno cercare di battermi. Ah, ho capito. Beh, allora la vedo facile, questa è la prima volta che arriva su Fortnite. Perfetto, iniziamo. Certo, prego, anche se penso che non durerà molto. Dimentichi con chi parli. Scusami? Io sono l'essere perfetto. Ok, ma nel tuo mondo? Forse non sono. Ma sarà stata fortuna. E che mi dici di questo? Aspetta, ma come? Ricordi perché sono così potente? Sì, certo, è in corpo le cellule dei più grandi combattenti. Quindi non ci arrivi? Aspetta, non dimmi che hai preso il DNA dei più forti gamer di Fortnite. Esattamente. Ma davvero sei venuto? Appunto. Oh, certo. Sono tutti segreti, tipo questo. Ma vedendo Cell volare con un pollo, siamo decisamente su Fortnite. Prendi questo ora. Cavoli, anche la mira. Certo, so anche che si possono chiedere degli aiutini. E adesso ho pure ingaggiato un aiutante. Ovvio, almeno avrò uno scudo in più. Ah, ecco, no, aspetta, in che senso? Bene, altro male davanti e... Ancora paura? Quanto siamo, 5? No? Ora sì. Ma com'è possibile? Te l'ho detto, io sono l'essere perfetto. Stavolta la vittoria sarà mia. Ah, cavolo, è veramente troppo forte. E questo come lo battiamo? È semplice, non potete. Pure questo, fermati per favore. Scottatelo, non ora. Adesso arriva il botto finale. No, aspetta, è 1v1, non dirmi che... Esatto, vittoria reale. Cioè, sei arrivato a 10 eliminazioni e hai fatto pure vittoria reale? A te che sembra? Un incubo, mi sembra. Cavolo, potremmo andare per batterlo. Mentre ci penso, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi nessun video, shorts inclusi. Inoltre, non dimenticate di aggiungere il mio codice creatore su Fortnite, Divano994, per supportarmi come creator. E se vorreste una maglia come la mia, vi basterà cliccare su Pumpling nel link in descrizione. Ah, e come sempre non dimenticate che è sempre disponibile su Amazon, sempre nel link in descrizione, il mio libro. Ma finisci? Abbiamo questioni più importanti. Piccolo, combatterai tu? Sì, qualche problema. Fuori uno. No, ma figurati, mica avrei preferito qualcuno di più forte. Siamo bene, forza, dobbiamo recuperare Cell. Sì, ma sarà difficile. Ci sono più dei poteri? Purtroppo no. Allora perché uno strano maglione? Ma certo, la corona, potremmo fare una vittoria reale coronata. È più di una vittoria reale. Perfetto così, grande e piccolo. Cos'è il gioco di parole? Cavoli, questo è veloce. Wow, sguscia via come una guilla. Non mi scappi, sono sempre figlio del grande mago piccolo. Cosa? Usa ricordi del passato. Ah, ecco, non pensare troppo, attento. Tranquillo, lo prendo io. Oh, no, mancato. Occhio quando ti avvicini. Non ti preoccupare. Ah, meno male, mi preoccupavo per nulla. Oh no, questo non è sbuca. Ma forse no. Credevi davvero di poter vincere con quell'idiota namecciano? Cosa, Goku? Quasi. Ah no, il Black Goku. Indovinato. Ma cosa ti serve se hai game? I geni di Goku ti hanno dato la testa? No, idiota, lo faccio solo per sterminare qualche umano. Ah, che uomo nobile. Dove trovo più umani possibile, umano? E secondo te lo vengo anche dire? Vabbè, farò da solo. Ma mi ricorderò chi non mi ha aiutato, terrestre, sappilo. Oh, cavoli, forse avrei dovuto dargli una mano. Sì, sono cavoli tuoi. Appena avrò finito con questi per stanotte. Veramente quelli non sono umani. Già, sono bot. No, aspetta, quindi sto eliminando dei robot. Vuoi metterlo in questo modo? Sì. Vabbè. Allora andrò a cercare di... Oh, ma che peccato. Vado aspettando a chiamarmi, si può sapere? Ah, Vegeta, scusami. Scusami niente, idiota. Qui c'è bisogno di combattenti veri, non di comparsi. In realtà anche Black Goku è una stupida coppia di Kakarot. Ok, forse in parte è vero. Sì, ti andiamo. Sì, principe, mi scusi. Ma come è possibile? Non si trova nessuno. Ti avrei spaventati tutti con i modi che hai. Schifosi fodardi. Dai, su, qualcuno lo troveremo. Lo spero, anche perché dobbiamo farne fuori un po', da quello che ho capito. Esatto, 10. E quanti ne mancano? Aspetta, ho beccato uno, prendi questo! Grande! Dicevi? Oh sì, ne mancano una ventina. Cosa? Quindi dobbiamo farne fuori quasi la metà. Esatto, e solo per pareggiare. Cavoli, sarà dura. Dai, tranquillo, ti do una mano io. Allora è veramente... No, non dirlo, ancora possiamo farcela. Oh, prendi questo! Dai, sono due. Forse non tutto è perduto. Dai, dai, tre. Non ti chiederemi stavolta. Siamo quattro. Incredibile! Infatti non ho finito, prendi questo! Cinque! Forza, ne mancano pochissimi. Sì, ma ormai non possiamo recuperare, è finita. Abbiamo perso. Eccoti a pareva.
guarda il povero scimmione. Freezer? Ma guarda che si rivede. Partecipi anche tu. Certo, uno certamente te la compiere. Verso Goku? No, verso quello schifoso boss. Ah, quello che l'ha fatto fuori l'altra volta. Guardate il video di settimana scorsa se ve lo siete persi. Bene, ci siamo finalmente. Ma prima elimino questo. Attento, eccolo. Schiappo. Cosa? Tranquillo, adesso ci penso io. Questa. L'ha fatta apposta. Ehi, voi siete niente di fronte all'imperatore galattico. Effettivamente stanno facendo un po' di fatica. Il mio obiettivo è solo lei, però. Oh, c'è da dire che è tenace. Oh, ma guarda, così dici di andare incontro a colui che ti eliminerà. Effettivamente non è che sia sto grande intelligente, eh. Però ti punirò. Oh, che bomba. Bene, perfetto. Ora me ne posso andare. Cosa? Ma non ci aiuti. Che me ne frega a me. Addio. Ecco, lo sapevo, mai fidarsi di uno che porta l'istruzione. Hai detto qualcosa? Oh, Lord Vince, no, 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 signore, anzi. Perfetto. Ma ci potrebbe aiutare? Solo se mi trovi in una prelibatezza del luogo. E no? Distruggerò questo mondo. Oh, certo, legittimo. Cosa mi proponi? Beh, ci sarebbe questo. Un pesce, mi hai preso per un gatto. Mi scusi, ha ragione. Beh, allora questo qui. Aspetta, prendi questo. Cavoli, veramente forte, speriamo di convincerlo. Una pannocchia è un cavolo, spero tu stia scherzando. Beh, ma dopo le feste un po' di dieta ci sta. Bene, ho deciso. Distruggerò tutto. No, aspetti, guardi, lì c'è una pizza. Dove? Oh! Era l'unica maniera di salvare tutti. Hai fatto bene, Vano. Purtroppo Lord Beast a volte va fermato. Goku, oh, finalmente. Possiamo combattere? Finalmente sì, che domande. Bene. Ti stai preparando la lotta, eh? Certo, e soprattutto per questa. Che senso, quale? Mi sta preparando per un boss. Aspetta, ma quell'area, vuoi combattere contro Peter Griffin? Sì, mi hanno detto che sembra un Super Saiyan e voglio combatterlo. No, ma è solo il colore del vestito, non è un Super Saiyan. Eccolo. Ah, prendi questo. Ce la farà. Perché dice cose strane? Ti lascia stare, non ci fare caso. Perché dice pensavo che fossi Meg? Parla di Megatron. Ok, devo recuperare un attimo. Esatto, e dopo lui penseremo a Cell. Ma non sarò io che batterò Cell. Come? Vieni avanti, Gon. Oh, oh no, è successo di nuovo. Purtroppo papà è un brutto vizio. Ho notato, buttarti nella mischia così mi sembra sempre esagerato. Tranquillo, Vano, non sono più un bambino. Sì, certo, ma come faremo? Qui ci vuole anche la testa però. Sì, hai ragione, penso che Goku sia l'esempio migliore. Sì, papà non brilla proprio per acume. Già. Bene, Cell, sono pronto. Prima eliminato. Grande, si batte. Sto provando a difendersi, ma non basterà. Siamo a tre, ora andiamo con calma però. No, che calma, non abbiamo tempo. Aspetta, ho una cosa da dirti che potrebbe aiutare. Di cosa parli? Pensa l'androide 16. No, lui no! Ah, funziona sempre. Tuo papà no, però quell'androide. Dove credi di andare tu? Grande colpo, bro. Ma guarda, siamo fortunati. No, ma secondo me benissimo. Ma sicuramente succederà qualcosa. Forza, dobbiamo farne fuori il più possibile. Bravo, così. Pensa che siano tutti dei Cell Junior. Un'idea, ci sto. Ok, ricordati di noi il C16. No, povero C16. Sono un 8, manca poco, sto male. Idioti, non batterete nessuno. No, viene, manca uno e pareggiamo. Sì, ma forse basta così, meglio scappare. No, dai, non adesso. Quello lì dietro ha detto che vuole rapire Pan. Cosa? Non ci provare nemmeno. Che peccato non avere Gohan Beast. Ok, ora basta veramente però. Ma guarda, veramente avrei sentito quello dietro parlare di Videl, eh? Cosa? Anche lui? No, non osare. Sto male, 11 raga, 11. Sembra che ne manchi uno. Bene, dai, stavolta ti lascio ragionare, tranquillo. Ah, finalmente, allora basta che ci mettiamo da qui e... Ma pensa a te, quello sembra proprio il personaggio che hai eliminato Piccolo. Cosa? Come ti sei permesso di far fuori il mio altro padre? Oh no, aspetta, si sono sparati entrambi. È vittoria reale. Sì. Continuavano. Mi dispiace, ma il vincitore del Fortnite 6 Game è Gone. Strano, eh? Bella ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco a voi se il game su Fortnite. E anche qui ho vinto Gon. Vi assicuro tra l'altro che è stata una roba abbastanza casuale. Cioè non è che l'ho fatta apposta, proprio Gon era carichissimo. Va bene, cioè ottimo. Mai fatte così tante eliminazioni, mai. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che il nostro anno sia iniziato bene. E direi di andare con l'angolo dei saluti. Saluto Michael Giuffrida 24. Ciao a Ton 30 Zeta, grande Vano sei migliore, ti ringrazio, ciao. Poi saluto Roberto Maniscalco 4478. Vuoi portare una carriera di allenatore con la Juventus? Se potrei, sì, assolutamente. E vediamo, dai, ci penso. Comunque, grazie mille del consiglio, ciao. Poi saluto Edoardo Zanetta. Sei stato a Stresa con i Pantellas? Perché ci abito io. Sì, un po' di tempo fa sono stato. Poi saluto Joe05, il Fonarobi e la battuta dell'anno. È tratto da una storia vera, perché abbiamo fatto veramente uno sketch del genere nelle storie un po' di anni fa, quando eravamo a girare di video
in Liguria, travo nel bagno e gli dicevo: cioè, cosa ti serve il phon? E lui rispondeva: mi asciugo le sopracciglia. Quindi in realtà non era proprio originale, però mi faceva molto ridere. E infine, per ultimo ma non ultimo, saluto Davide Viola 3567. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate, come sempre, di lasciare un bel like, iscrivervi al canale per non perdervi nessun altro video. E noi ci vediamo come sempre mercoledì e venerdì con altri nuovi video lunghi e tutti i giorni con un nuovo show. Allora, raga, ciao! Se metteranno qualcun altro, manca ancora Trunks.